Per molti, Hubble è famoso soprattutto per le sue splendide fotografie di corpi celesti, ma tra gli astronomi viene ammirato per gli importanti dati scientifici che raccoglie e distribuisce, dati che si sono rivelati fondamentali per rivoluzionare tante aree dell'astronomia negli ultimi 27 anni. Quella che ci aspetta è la seconda parte dell'esplorazione di alcune delle più importanti scoperte di Hubble. Nella prima parte abbiamo visto come Hubble abbia esplorato l'universo giovane, calcolato la sua età e aiutato nella ricerca sull'elusiva energia oscura. Ma l'energia oscura non è l'unica cosa invisibile che Hubble ha contribuito a rivelare. Il telescopio ha condotto un'indagine estesa per analizzare un'enorme porzione di spazio, alla ricerca di indizi sulla materia oscura, misteriosa tanto quanto l'omonima energia, ma non connessa ad essa. Gli astronomi hanno sfruttato Hubble per comporre una mappa della materia ordinaria, visibile, dalla quale poter tracciare la distribuzione su larga scala della materia oscura, studiando come la sua presenza gravitazionale distorceva la luce nelle immagini. Mappe come questa sono fondamentali nella comprensione di questa misteriosa componente dell'universo. Anche se la materia oscura rimane un mistero, Hubble ha sollevato il velo che ricopriva i mostri cosmici nascosti al centro di moltissime galassie, i buchi neri supermassivi. Sfruttando le sue capacità spettroscopiche, Hubble ha sbirciato nel cuore delle galassie e ha trovato che lì le stelle si muovono lungo orbite strettissime a velocità enormi. Questo strambo comportamento ha indicato la presenza di un campo gravitazionale davvero colossale, prodotto da un buco nero supermassivo. Questa osservazione fu la prima prova chiara della loro esistenza. Oggi è noto che ci sono buchi neri al centro di pressoché ogni galassia. Alcuni di essi sono parecchio attivi, in grado di consumare il gas contenuto nelle vicinanze e a volte ingurgitare intere stelle. Nel 2008 Hubble ha reso per la prima volta visibile qualcos'altro. Mentre studiava la stella brillante Fomalhaut, il telescopio ha scoperto un piccolissimo puntino luminoso nel vasto anello di polveri che la circonda. Hubble si è così concentrato sulla caccia agli esopianeti, riuscendo a produrre la prima immagine diretta in luce visibile di un pianeta di un altro sistema stellare. Sebbene all'inizio ciò non facesse parte dei suoi obiettivi, da quel momento Hubble si è fatto un nome anche come esploratore di esopianeti, e in particolare per lo studio delle loro atmosfere. La composizione chimica dell'atmosfera di un pianeta lascia un'impronta unica nella luce della stella che la attraversa. In questo modo, Hubble ha potuto analizzare per la prima volta l'atmosfera di una superterra a 40 anni luce di distanza. E in futuro potrebbe anche trovare segni di vita in una di queste impronte. Oltre a scoprire e a fotografare esopianeti, Hubble ha anche rivoluzionato la nostra comprensione generale sulla formazione dei pianeti. Studiando la nebulosa di Orione, Hubble ha fatto l'incredibile scoperta che almeno la metà delle stelle di quella regione sono circondate da ampi dischi di polveri e gas in rotazione, materiale primario necessario alla formazione di pianeti. Prima del lavoro di Hubble era stata confermata solo l'esistenza di un sistema planetario. Le sue osservazioni hanno mostrato che i pianeti vengono formati attorno a molte più stelle di quanto si pensasse, e dunque con una maggiore possibilità che la vita possa esistere anche altrove. Oltre alla formazione dei pianeti, Hubble è sempre stato interessato alla nascita, vita e morte delle loro stelle madri.
L'alto potere risolutivo di Hubble è stato cruciale per investigare le regioni di formazione stellare nella Via Lattea e in altre galassie. E le sue capacità nell'infrarosso hanno permesso di sbirciare attraverso le spesse nubi di polveri e gas di quelle regioni. La morte di una stella è un processo affascinante tanto quanto la sua nascita. Hubble ha osservato sia stelle simili al Sole avvicinarsi alla loro fine sotto forma di nebulose planetarie, sia stelle più massicce che invece concludono il proprio ciclo esplodendo come supernove. Studiando questi oggetti a tempi differenti, Hubble ci ha permesso di tracciare un affresco più completo delle stelle, mattoncini fondanti delle galassie. Nell'arco degli ultimi 27 anni, Hubble e la stessa natura ci hanno sorpreso al di là delle nostre aspettative più scatenate, e non c'è alcun dubbio che continueranno a farlo anche in futuro.